La campagna del pomodoro è prossima alla partenza, poche ore ancora e poi il via ad una stagione di lavoro che si spera sempre più proficua per lavoratori e per quanti sono impegnati nel settore conserviero. Con queste parole l'industriale Pasquale D'Agunzi parla della prossima campagna del pomodoro, dai problemi dovuti al clima, e non ha mancato di ringraziare il Vescovo per il messaggio espresso qualche giorno fa in merito alle lavoratrici del settore conserviero e agli industriali che operano da anni nella trasformazione e conservazione del pomodoro pelato. Siamo ai nastri di partenza della campagna di trasformazione 2018, una campagna di trasformazione che mi auguro sia buona per tutti, per noi imprenditori ma anche per tanti lavoratori. Lo dico riprendendo un poco anche a prestito l'ultimo appello del Vescovo, no? Certo. Perché la verità, esatto, perché la verità è che questo è un settore che poi alla fine veramente dà lavoro a tante persone, più di 12-13 mila dipendenti che vanno a lavorare, 10 mila contenitori che partono per il porto di Salerno, cioè il porto di Salerno si sostiene con enorme, scatolifici, meccanici, cartonifici, il mondo agricolo che ci supporta in tutto questo, e quindi è tutto un mondo che si muove in questo periodo, che non fa ferie, che invece lavora. Il tempo non è stato molto clemente nei mesi passati, che il pomodoro arriverà fra qualche giorno, incominceremo fra qualche giorno, qualcosa già si muove nei campi in raccolta, ma ovviamente tutta la fase di preparazione è avvenuta già nel mese di aprile, marzo-aprile, e in quel periodo il tempo non è stato clemente, non ha aiutato molto gli agricoltori. L'acqua, un po' d'acqua in più, giornate intere di acqua. La sera c'era uno shock termico particolare, di giorno caldo, di notte troppo freddo. Il pomodoro è un prodotto che ha bisogno di una costanza di clima mite. Noi siamo la terra del pomodoro perché abbiamo sostanzialmente questo clima idoneo e noi non possiamo fare miracoli, non possiamo trasformare le cose negative in belle. Noi siamo conservieri, dobbiamo conservare ciò che ci dà la natura, quindi in un certo senso quella parola usata da tante decine di anni fa, chi sono gli industriali del pomodoro? I conservieri, perché devono conservare. Quindi se ci arriva prodotto dalla parte agricola che è buono, noi non lo possiamo trasformare, lo possiamo soltanto accompagnare e conservare così com'è. Io sono grato ad un vescovo che è un pastore di anime, che ha voluto attenzionare un momento dell'operatività e della fattività industriale di queste terre. Io credo che questa attenzione la meritiamo da tutte le altre istituzioni, e secondo me anche l'apprezzamento per il lavoro che ci mettiamo, non soltanto noi imprenditori, ma tanti lavoratori che oramai e lavoratrici che oramai, almeno per quanto ci riguarda, fanno parte della nostra famiglia allargata.